Ritrovati con le interviste di BBC TV Web. Per la seconda intervista rimaniamo nell'ambito degli attaccanti di posto 4. Dopo Lucia Bacchi siamo con la tedesca Heike Bayer, giocatrice che nell'ultima stagione ha fatto grande giaveno, contribuendo insieme a Stefania Korn alla promozione della formazione piemontese in A1. Con il suo arrivo la squadra ha incrementato il proprio tasso tecnico ed è stata definitivamente inserita dagli addetti ai lavori tra le favorite per la promozione. Un curriculum invidiabile il suo, che la vede da vari anni frequentare il campionato italiano. Anche inizia a giocare in Germania, nel suo paese, vive 7 stagioni dal 94 al 2001 nella formazione del BC Olimpia Pirna. A seguire arriva l'esperienza nel Dresdner, sempre in Germania, dopodiché emigra in Italia. Arrivano due bellissimi campionati con la Vecchi Lupa a Piacenza, il primo campionato in A2, dopodiché arriva anche la promozione in A1. A seguire una piccola parentesi in Russia e poi il ritorno nuovamente a Piacenza. A seguire arriviamo praticamente ai giorni nostri, l'esperienza Giaveno con la promozione in A1 e poi l'arrivo alla B. Allora, innanzitutto si scrive Heike Bayer, ma si pronuncia? Heike Bayer. Quindi sono stato bravo. Okay. Bravissimo, infatti. Allora, toglici subito una curiosità. Cosa c'è nel nostro paese di così irresistibile da averti convinta a fermarti qui per tanti campionati e da averti invogliata a restarci anche per la stagione in corso? Innanzitutto il livello della pallavolo, che mi ha sempre dato tanta soddisfazione. So che vengo da un paese, dalla Germania, che il livello della pallavolo non è mai stato così alto come in Italia. Sia a uno che a due è un livello per me molto più alto rispetto a quello che in Germania. Ok. Solo questo oppure anche altre cose? No, sono le altre cose che ho conosciuto dopo, però la mia prima scelta è stata il livello della pallavolo, però dopo ho iniziato a capire che cosa vuol dire mangiare bene, che cosa vuol dire vivere bene, che cosa vuol dire veramente parlare una lingua diversa e che mi piace proprio tanto. Cioè, complimenti perché la parli molto bene. Grazie. Anche il tempo comunque è molto, molto meglio rispetto in Germania. Sì. Adesso c'è la neve, per esempio, e qua sono contenta se non devo c'è. Dire che noi non scherziamo comunque, ultimamente. A quale squadra leghi i tuoi ricordi più belli? Di quelle naturalmente nelle quali Simone ha giocato. È difficile da dire, dico la verità, la nazionale. Nessuna società può dare, cioè in ogni società ho trovato una cosa eccezionale, cioè ogni città aveva una cosa speciale, però nella nazionale che mi ritrovo con tutte le ragazze della Germania che conosco da ormai 5 anni, che rivediamo ogni anno per 4 mesi per allenarsi, per fare dei giorni, è una cosa per me molto bella. Molto bella, sì. I tifosi ti apprezzano per la tua eleganza nei movimenti, per il tuo modo di giocare. Non lo sapevo. Sì, me l'hanno detto loro. Okay. In te la potenza e la tecnica si sposano alla meraviglia. Questo tuo modo di giocare faceva già parte del tuo DNA pallavolistico o l'hai affinato giocando in Italia? Nazionale, c'è qualcuno che te l'ha insegnato? Faccio un nome a caso, Giovanni Diletti. Sì. La mia tecnica mi ha insegnato un allenatore che avevo, si chiama Sergei Danilov, è stato un russo che lavorava tantissimi anni fa con me a Dresda. Però diciamo così, per capire la pallavolo, che cos'è, che lo sport mi ha fatto capire tanto Giovanni Guidetti. Certo. E ovvio ogni allenatore mi può dare un'altra cosa nuova. Sì, però il fondamentale, la base, mi aveva dato lui. Cosa ti affascina della pallavolo? È la mia passione, non lo posso dire. Avevo 10 anni e da lì in poi ho visto un cartone che mi ha preso proprio, allora da lì in poi mi sono proprio, infatti, innamorata.
Sì, mi piace tanto che è uno sport di squadra, che non devo combattere da sola, che non devo fare l'allenamento da sola, che posso festeggiare una vittoria importante insieme a una squadra. È molto più bello rispetto a uno sport singolo. Per qualche altra persona sarà diverso, però per me questa è una cosa bellissima. Nella passata stagione, al fianco di Stefania, hai portato già Benino a 1. Dover ritornare indietro e ripartire dalla 2, in una squadra costruita per tentare il salto nella massima categoria, e quindi rimettersi in gioco, costa sacrificio? Magari avresti sperato di poter trovare spazio in una formazione di A1? Allora, ogni anno faccio la mia scelta e ogni anno parto da zero. Non è che dimentico quello che è successo l'anno scorso, però mi faccio i miei obiettivi e se parto da zero ad ottobre o ad agosto quest'anno, quando inizia la preparazione, per me conta un obiettivo a maggio per una stagione intera. La decisione di giocare in A1 o in A2 faccio molto prima, durante l'estate. Certo. Quindi appena ho deciso dove andare, per me non conta più quest'anno, ho deciso che a Casamaggiore, perché penso che è soprattutto una società seria, è una buona squadra. Mi avevano già detto chi gioca qua con Gianfranco Milano, non facevo fatica a dire. Certo. Nella passata stagione Giavino ha fatto una mezza stagione, diciamo un campionato a sé, mantenendo sempre un discreto vantaggio sulle avversarie. Quest'anno il torneo si sta dimostrando più equilibrato, ci sono almeno 3-4 squadre, 3 diciamo per il momento. Pensi che strada facendo i valori possano emergere e che la Pomi possa rispettare i favori della vigilia? Oh mio Dio, questo è stato un italiano molto difficile per me. me lo sai. Sì, allora quest'anno ci sono 2-3 squadre che bene o male se la stanno giocando. Sì. Per il momento Novara, Casalmaggiore, Ronalasso. Sì. L'anno scorso invece Giaveno ha subito acquistato un vantaggio notevole rispetto alle inseguitrici, per cui ha fatto un campionato a sé. E pensi che anche quest'anno possa emergere poi una squadra più forte delle altre, magari che questa squadra possa essere proprio la Pomi? È più equilibrato alla fine quest'anno, però cioè, non è difficile a pensare da partita a partita per me. Parlo per me perché non dico mai che noi siamo quelli più... Per me Novara o Navarra sono veramente avversari a livello uguale. Non più alto, non più basso, a livello uguale. E saranno le partite chiave quando giochiamo contro di loro. Certo, a proposito di partite chiave, sabato 22 dicembre è una data importante, perché il Pallafarina arriva proprio a Novara. Giusto. Io so che vi state già preparando in vista di questa partita. E come la mettiamo? Cosa pensi di questa partita? Sarà veramente decisiva oppure sia che si vinca o che si perda non è compromesso niente? Innanzitutto penso che dobbiamo pensare prima alla partita di San Vito. Poi spero che ci saranno tantissimi tifosi che ci supportano e poi viene automaticamente una partita così che ti prepari, dico la verità, in un modo diverso. Certo. Cioè sei più agitata, sei più pronta. L'allenamento già prima, in quella settimana, la prossima, sarà già un'altra atmosfera. Certo. Ci stiamo avvicinando alla fine del 2012. Qual è l'augurio che vuoi fare a chi ti sta ascoltando e cosa ti auguri il primo anno? Oh God, non ci ho pensato per niente. Quello che mi auguro, spero che le ragazze nella mia squadra stanno tutte quante bene, che non abbiamo più infortuni, anche lo staff comunque. Basta, ancora non sono arrivata a Capodanno. Capodanno per me è ancora lontano. Ok, ringraziamo Heike Beyer e chiaramente le auguriamo in bocca al lupo per il prossimo campionato e alla prossima con i nostri sostenitori per le prossime interviste.
sheep.